Eccellenza, Lampedusa non è soltanto sbarchi di migranti, questa mattina l'operazione antidroga con 11 fermi. Un suo commento. Guardi, il commento lo deve fare ovviamente il magistrato, perché si tratta di un'operazione di polizia giudiziaria. Io posso fare un commento generale e dire che ovviamente dove ci sono molte persone, lì si vanno a concentrare anche le attenzioni della criminalità. Ma se per questo ce n'è una molto più ampia, che è quella dei trafficanti di esseri umani, considerate che ogni sbarco a Lampedusa su un barchino da 7 metri in metallo, con un motore da 30-40 cavalli, quindi da un costo esagerando di qualche migliaia di euro, la criminalità organizzata ricava più di 100.000 euro per ogni barchino. E ne stanno sbarcando in questo periodo 20-30 al giorno. Quindi immaginatevi, noi affrontiamo delle spese molto rilevanti. Per fortuna il nostro governo sta lavorando alacremente con la Tunisia e con gli altri governi europei alla soluzione del problema. Ma certamente abbiamo sotto gli occhi un traffico illegale, illegittimo, di grandi proporzioni. Ecco, quello della droga vi si accompagna, naturalmente. Bisogna stare molto, molto attenti e sempre allerta.